Giornata di nomine alla Coldiretti, è stata rieletta al timone di Coldiretti Donne Impresa di Piacenza Francesca Bertoli Merelli, resterà in carica per 5 anni. Piacentina, laureata in giurisprudenza, Bertoli Merelli conduce un'azienda agricola di indirizzo cerealicolo a Carpaneto e ricopre il ruolo di responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa da dicembre 2016. Nei prossimi 5 anni, ha dichiarato Bertoli Merelli, intendo intensificare le occasioni di confronto con il movimento. Tra i progetti che stanno più a cuore c'è sicuramente anche l'educazione alla campagna amica. Sono contenta di essere stata eletta a capo come responsabile Donne Impresa Piacenza per i prossimi 5 anni. La mia esperienza qui in Coldiretti nasce da breve, ma ho avuto questa opportunità di condurre questo gruppo di giovani donne, imprenditrici valide, e spero di, nei prossimi 5 anni, di portare avanti queste idee che si sono sviluppate nel passato ancora con una maggiore forza e maggiore vigore. Al coordinamento provinciale di Coldiretti Donne Impresa è stata nominata Alessandra Lucchini dell'Ufficio Relazioni Esterne, che riceve il testimone da Enrica Corbellini, che dall'estate del 2017 è segretaria di zona a Bettola. L'assemblea di questa mattina è servita anche all'elezione del coordinamento provinciale, che sarà composto anche da Giuseppina Braghieri, Loretta Casti, Susanna Fumi, Martina Gandolfi, Gloria Merli, Clara Meroni, Lucia Orefici e Silvia Scavini. Secondo i dati forniti dalla Camera di Commercio di Piacenza, il cui ultimo report disponibile si riferisce al terzo trimestre del 2017, nel Piacentino le imprese femminili attive in agricoltura, silvicoltura e pesca sono 1201, di cui la quasi totalità, 1194, operano nella coltivazione e nella produzione di prodotti. In Emilia-Romagna le imprese rosa al 31 dicembre del 2017 risultano il 21% del totale.